Soffice e super saporita. Questa ciambella salata è la ricetta svuota frigo perfetta e un'ottima idea per una cena veloce. Vediamo subito come. In una ciotola versa le uova, lo zucchero, il sale e il parmigiano grattugiato. Inizia a sbattere per bene. Mentre continui a mischiare, aggiungi il latte e l'olio d'oliva. Puoi sostituire il latte con l'acqua per una versione più leggera e l'olio con il burro fuso per un gusto più deciso. Aggiungi insieme la farina e il lievito setacciati. Dai una bella mescolata, dovrai ottenere un impasto denso e omogeneo. Ora libera la creatività, aggiungi nell'impasto gli ingredienti che preferisci o quelli che hai in frigo. Noi abbiamo usato le olive nere. Versa l'impasto in uno stampo per ciambellone. Adesso un ultimo tocco per dare ancora più sapore. Aggiungi prosciutto e formaggio a cubetti. In forno a 180 gradi per 40 minuti. Guarda che bella, la tua ciambella salata è pronta, alta, soffice e golosa dentro e fuori. Questa cena sarà da leccarsi i baffi. E tu come la farciresti? Scrivicelo nei commenti. Iscriviti al canale, così non ti perderai altre ricette golose come questa.